ti capita spesso di essere triste? Prova ad immaginare un hamburger di alta qualità con ingredienti selezionati. La tua birra preferita è una buona dose di musica dal vivo. Un sogno? No! A Torricella Verzate tutto questo è realtà. Vivi l'esperienza. Il nuovo Beer Pub aspetta te e i tuoi amici in via Emilia 2. Se l'esportazione di vino italiano fa segnare numeri record, lo scenario del mercato interno non è altrettanto roseo. Secondo l'osservatorio del vino di UIV, a frenare i consumi è principalmente la paura del control test e la maggiore attenzione alla guida dopo il consumo. Insomma, in Italia si beve meno vino o perlomeno non è previsto nessun incremento nei consumi. Lei è una consumatrice abituale di vino? Sì, abituale sì, anche se non ho paura di queste cose perché sono molto moderata. È molto moderata, quindi comunque sta attenta quando sa che deve guidare. Ovvio, ovvio. Addirittura ha influito così tanto questa paura dell'alcol test a diminuire il consumo di vino, cosa ne pensa? E questo lo trovo strano, perché come per tutte le cose è la qualità che conta, no? Quindi non la quantità, quindi noi siamo anche in una zona particolarissima, quindi non si può non fare pubblicità al nostro vino, anche se non vuol dire bevete troppo, insomma, non ai giovani, non a chi guida, non... Bisogna sempre bere responsabilmente. Chiaro, è chiaro. Pensi che, secondo i dati dell'Osservatorio del Vino, molti prevedono di bere meno vino dando preferenza invece ad altre bevande alcoliche? Esiste, no, è inutile. È perfettamente inutile. Come mai? Sono alcoliche, quindi al di là dei gusti che non discuto, il discorso dell'alcol test è sempre il solito, quindi... Secondo lei perché molte persone preferiscono in un qualche modo andare verso altre bevande alcoliche piuttosto che rimanere fedeli al vino? So che i giovani consumano birra, consumano, non so quali possono essere i condizionamenti o le imitazioni, non lo so. Infatti molti quando escono per esempio consumano spritz per esempio. Ah ok, no, questo non penso sia una questione di gruppo, di... Nel suo caso invece? Pari, di imitare i pari penso. Nel suo caso invece che tipologia di vino utilizza? Alla mia età, dopo che hai assaggiato, bevi i migliori della zona, il miglior bianco e il miglior rosso e basta. Quindi bianco e rosso entrambi, non ha una preferenza per uno dei due? Seconda di quello che mangi, certo. Sì, però solamente al mio bicchiere a pasto, niente di più. E difatti è giustamente quando ho la fortuna, esco per una cena, un pranzo, mi trattengo. A parte il fatto che non voglio mai esagerare perché poi sto male, cioè, però penso che sia anche per quello. Quindi anche lei fa parte di quelle persone che comunque controllano il consumo del vino quando sono fuori casa e devono guidare? Certo, 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 senz'altro. Non sono un consumatore oltre misura. E quindi e oltretutto mi trattengo, nonostante che io beva solamente il mio bicchiere, sto attento ad arrivare alla fine di quel bicchiere, quello è verissimo. Pensi che secondo questo osservatorio durante il 2016 molte persone prevedono di bere meno vino a favore invece di altre sostanze alcoliche, sarà così anche per lei? No, assolutamente, assolutamente, cioè magari anche se no, la birrettina bella fresca d'estate posso anche magari in casa me la posso permettere, ma sicuramente un buon bicchiere di vino, buono veramente a pasto, senz'altro non lo dimentico. Io sì, sì, modestamente io bevo il vino mangiando e non mi dispiace, già sono limitato perché quando vado in giro naturalmente è chiaro, devo rispettare le regole. Quindi le rispetta lei? Certo, io sì. Sta attento? Sto molto, molto attento. Vino? Sono un ubriacone, non sono di quelli, però il vino è nobile e sono uno di quelli che vivendo nella campagna, certo, nelle origini, e faccio consumo, cioè non esagerarlo, Sento, nel limite del possibile. Consumo di vino in casa a pranzo o a cena? No, a pranzo. Pranzo e anche cena, naturalmente. Durante i pasti. Immagino vino rosso. Rosso. Ma però non disdetto anche vini bianchi, però, Cioè, non mi dispiace neanche anche quelli. Quando è fuori casa, che tipologia di vino consuma? Beh, normalmente non faccio consumo, magari se c'è qualche amico in giro, qualche cosina, vedo del prosecco, vino bianco principalmente. Cerca sempre di scegliere un vino dell'Oltrepò Pavese oppure varia? Beh, purtroppo anche italiani, non molto Oltrepò Pavese, anche qualcuno diverso.